Grazie ragazzi e ben ritrovati a tutti. Sono Marco Pagani, coach in Commodity Spread. Oggi vi voglio parlare di un articolo che ho scritto tempo fa e lo trovate nel blog ed è sugli obiettivi di prezzo e le probabilità nel trading. Quindi passiamo all'articolo dove ve lo spiego in maniera abbastanza dettagliata e successivamente un caso pratico che qui nel blog non trovate, ma che troverete appunto in questo video. L'idea dunque di questo articolo consiste nell'analisi degli obiettivi di prezzo e le sue probabilità, nel senso che l'obiettivo di prezzo viene definito grazie all'analisi grafica, vale a dire che la rottura dei prezzi di una determinata figura grafica porta, per sua definizione, ha il primo obiettivo o molteplici. Cosa succede? Che ovviamente più sono gli obiettivi che raggiungiamo e meno saranno le probabilità che possa raggiungere il seguente. Ovviamente il primo obiettivo avrà un'altissima probabilità e il terzo e il quarto avrà probabilità inferiori. Quindi la logica di questo articolo è però c'è anche quello di capire che innanzitutto se noi raggiungiamo il primo obiettivo, ciò significa che il pattern, o vale a dire la figura grafica, una volta rotta, è nella ragione, cioè vale a dire viene validata tale figura. Perché? Perché abbiamo raggiunto il primo obiettivo. Ora, a questo punto uno dice, accidenti, se magari non sono entrato in tempo in questa figura abbiamo già raggiunto il primo obiettivo, non entro più. E invece qua è la logica che anche se le probabilità sono inferiori, ma innanzitutto noi sappiamo che questo grafico è stato validato. Perché? Perché il prezzo ha già raggiunto il suo primo obiettivo. Quello quindi che dobbiamo fare noi in un momento successivo sarà quello di controllare dei livelli di prezzo dettati da aree di interesse, dove per aree di interesse si intendono prezzi che sono stati segnati sì, in un intraday, può essere anche qualche ora prima, oppure anche sempre nell'intraday qualche giorno prima. Ecco che allora è un po' come dire che se io entro correttamente nella figura di analisi grafica, nessun problema. Arrivo al primo obiettivo e ho già, come dire, fatto un primo gain. Però possiamo anche permetterci di entrare anche in un secondo tempo o rafforzare la nostra posizione. Primo, perché il pattern si sta confermando. Secondo, perché se in quel punto, nel secondo obiettivo, ancora non abbiamo raggiunto delle aree di interesse precedenti, è molto probabile che il prezzo continuerà il suo trend fino al raggiungimento delle stesse, grazie proprio al fatto che la figura grafica è stata validata. Ora, mi piacerebbe porvi un esempio in modo tale di poter essere un pochino più chiaro in quello che vi sto dicendo. Quindi passiamo a un grafico sullo Standard & Poor's e lo analizziamo. Questo è il grafico dello Standard & Poor's con candele a 5 minuti. Ora non ci interessa analizzare esattamente la candela. Quello che a noi interessa guardare è praticamente poter disegnare quelle famose aree di interesse. In questo caso io ho disegnato i minimi overnight della giornata in corso, i minimi precedenti, il gap che si era generato e un minimo, diciamo, settimanale. A questo punto io passo con la candela un minuto e comincio a studiare il mercato. Ok, siamo passati con la candela un minuto. Cosa succede? Che non riusciamo a rompere i massimi precedenti e il mercato comincia a stornare, toccando di nuovo il minimo notturno.
Entrando più nel dettaglio, questo è il minimo notturno, vediamo che il mercato rompe nuovamente questo minimo. Una volta che rompe questo minimo, significa che il canale e il trend si è girato, cioè vale a dire che stiamo creando nuovi minimi inferiori ai minimi precedenti. Quindi cosa succede? Che i prezzi tornano a testare quello che erano i minimi precedenti e la zona del mercato quando i prezzi erano nell'overnight, e a questo punto assistiamo a una rottura. Purtroppo questa rottura, stile flag, realmente non è stata facile di interpretazione perché non avevamo avuto un incremento volumi. Ma l'incremento volumi dove l'abbiamo avuto? Beh, l'abbiamo avuto esattamente quando abbiamo nuovamente rotto questi minimi. Sulla rottura di questi minimi, a questo punto si genera quel segnale short, dove l'obiettivo di prezzo è dato dall'altezza, in questo caso non più di un triangolo, ma di un rettangolo. Il primo obiettivo era questo, che l'ha raggiunto in pochi minuti, e il secondo obiettivo era questo, in cui ci trovavamo nuovamente vicini ai minimi del giorno precedente. Ecco che allora, un po' come dire che qualora noi non siamo in grado di prendere l'occasione al volo e quindi di entrare short in questo punto, visto che in questa zona ancora non c'era nulla di obiettivo di prezzo, ma bensì l'obiettivo di prezzo era più sotto, ecco che allora, anche se entriamo con un certo ritardo, ci dava la possibilità, grazie all'aumento di volumi, di poter seguire il trend, per cercare a questo punto non solo più il primo obiettivo, ma anche il secondo. In realtà poi il mercato non ha dato cenni di recupero e possiamo sempre vederlo a livello volumetrico, che anche in questa zona il mercato non è stato in grado di recuperare, di entrare con volumi in acquisto, anzi sono ritornati volumi in vendita, spingendo il prezzo prima al terzo obiettivo, successivamente recuperando, lavorando al terzo obiettivo e poi arrivando a toccare quel minimo della settimana precedente, da cui poi comunque ha ricominciato un trend rialzista. Bene, io spero che con questo esempio abbia chiarito un pochino più le idee relative all'articolo che ho scritto. Vi ricordo che è possibile prenotare una sessione individuale e registrata con me, dove risponderò alle domande che avete in operativa e sulla piattaforma di Interactive Broker. Per prenotarla è semplice, basta che clicchiate qua giù sul link e potrete riservare una coaching con me. Io vi ringrazio come sempre e rimando la palla alla regia. Grazie e hasta la prossima. Ciao.